Prego. Ciao mister, buongiorno. Buondì. Allora, al di là della vittoria, che immagino preziosissima, è sudata, ma molto preziosa per i tre punti. In tutti i sensi. Esatto. T'abbiamo visto però uscire dal campo in qualche occasione durante la partita, piuttosto contrariato per alcune scelte, diciamo, dei tuoi giocatori. Poteva soffrire meno? Rientro nella logica delle cose, insomma. Momenti un po' più concitati ci sono per loro, per me. Chiaro che io devo saper gestire ancora meglio di loro determinate situazioni, soprattutto dal punto di vista mentale, però oggi non era facile al di là dell'avversario, anche per il caldo che c'era. Giocare con queste temperature 95 minuti è veramente faticoso, però abbiamo ripreso la strada giusta. Ci sono aspetti che vanno indubbiamente ancora migliorati, perché siamo solo alla terza di campionato e di lavoro da fare ce n'è tantissimo in tutti i sensi, però direi che il viatico è positivo, non è male. Quindi ci siamo dimenticati in fretta di Torino, dimentichiamoci in fretta di Cagliari e pensiamo alla prossima. L'ultimo per quanto mi riguarda, la sostituzione di Destro con Di Francesco, dettata da una scelta, dalla necessità, perché magari aveva un problema? No, semplicemente una scelta. Caldo, fatica, rapidità, sveltezza aiutano. Ha fatto una settimana, 10 giorni importanti con l'Under 21, dimostrando qualcosa di positivo, e oggi l'ha ridimostrato. Se si ha quella convinzione, quella cattiveria, davanti alla porta si fa gol, e lì è stato bravissimo. Questo deve far capire anche i compagni, perché ce ne sono altri che hanno questa potenzialità. Bisogna andarci però con quella cattiveria, e poi dopo, quando uno fa gol, dice: porca miseria, che bello, no? Che soddisfazione. Però se non ti crei mai i presupposti è difficile, no? E qualcuno ancora non ci crede in questo, non è convinto, non ha la cattiveria agonistica giusta, e dobbiamo crescere da questo punto di vista. Mister, buongiorno, complimenti per la vittoria innanzitutto. Si poteva forse gestire meglio il risultato nel finale, perché anche la sua squadra ha avuto un paio di contropiedi dove poteva chiudere la partita. Loro hanno trovato un gol su punizione, sì, su un episodio, e va bene. Non siamo stati bravissimi nella lettura di certi momenti della gara, questo è un aspetto che va migliorato. Non siamo stati bravissimi nella scelta delle giocate in fase di finalizzazione, un po' troppo scolastici, però è chiaro che anche la fatica, il caldo, il sole annebbiano a volte un po' la vista e il ragionamento, no? Però è importante aver creato i presupposti. Adesso vedremo di aggiustare un po' la mira anche da questo punto di vista, perché ci sono circostanze che vanno sfruttate meglio. Chiudo dicendole, ieri in conferenza stampa lei ha detto che voleva la rabbia dalla sua squadra. L'ha vista in alcuni momenti? Per sì. 70 minuti comunque la squadra ha giocato meglio del Cagliari. Direi che da questo punto di vista qui mi è piaciuta la squadra. Si può ancora fare meglio, si deve fare ancora meglio. Però l'importante è crescere anche da questo punto di vista e non fare passi indietro, ma creare sempre le basi su cui metterci ancora un mattoncino ogni volta. E se siamo bravi a fare questo, allora non ci saranno limiti, ma non tanto ai risultati quanto alle prestazioni e a quelli che sono, come dire, i valori poi anche a livello individuale. Noi abbiamo tanti giovani che dobbiamo cercare di far crescere, però è chiaro che non dipende solo dal sottoscritto, dipende soprattutto da loro. Beh, un po' di maturità la sua squadra oggi l'ha dimostrata, perché veniva da un 5-1, lei ha avuto pochi uomini a disposizione queste 2 settimane, credo almeno. Sì, da questo punto di vista è stato positivo, perché comunque si è lavorato, sono un po' pizziche e bocconi, no? Difficile, arriva un giorno, vuoi dire qualcosa, però mancano altri 3-4 giocatori, poi dopo arriva il giorno dopo, ne mancano ancora 2, quindi tendi sempre a traslare un po' la cosa, perché poi sennò ti diventi ripetitivo. Però insomma, il fatto di avere tanti nazionali e giovani è importante. È chiaro che è da lustro alla società, ti permette di lavorare un po' meno in tranquillità, però insomma questa fa parte un po' del gioco. Ciao Roberto. Ciao. Volevo chiederti che secondo te Bologna e Cagliari che ruolo potranno avere in questo campionato, visto che poi ci rivediamo al ritorno? Beh, mi auguro per il Bologna di essere in una posizione come quella attuale di classifica alla fine del campionato, però siamo solo alla terza e quindi di strada, di cammino da fare ancora. Io credo che il Cagliari sia attrezzato anche bene e abbia tutte le carte in regola per fare un buon campionato senza dover soffrire, però la sofferenza oggi c'è per le piccole, per le medie, per le grandi, se non interpreti la partita come vanno interpretate. Quindi
bisogna sempre stare sul pezzo, come si dice. Il fatto che Mirante fosse lì con voi è una delle cose belle di questa giornata, mi sembra. Sì, vuol dire che sta bene, che sta meglio, che quanto prima pensiamo e speriamo di averlo con noi con le scarpette ai piedi e non in borghese, quindi sono felice di questo, sono felice per lui e quindi speriamo che si risolva. Lui è tranquillo? Mi sembra di sì, onestamente mi sembra di sì. No, una cosa velocissima, un grande sorriso, sei entrato con un grandissimo sorriso qua in sala stampa oggi. Allora volevo... Sono stanco, obiettivamente sono stanco. Ma anche un periodo che non so, forse sto invecchiando. Ma che vecchia? Forse sto invecchiando, ma faccio fatica a trasferire quello che ho dentro, a volte a manifestarlo fuori, però anche il caldo era peggio per me che per loro oggi. Però comunque ho interpretato al di là del caldo un sorriso per i, per i 3 più 3, 6 punti, insomma, importantissimi. Abbiamo fatto 3 partite, abbiamo 6 punti, abbiamo, come dire, inciampato un po' Torino, ma per certi aspetti più che altro, al di là del risultato. Quindi noi sappiamo qual è la nostra dimensione, non è che adesso è diventato tutto improvvisamente di nuovo facile, non c'è niente di facile. Abbiamo giocato contro il Crotone, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto 1-0, non è che abbiamo vinto 6-0, e quindi sarà sempre dura ogni gara, ogni partita, e quindi sempre con grande equilibrio, con i piedi per terra. No, volevo chiederti se era più appunto una contesa per i 6 punti, che insomma è bel fine, oppure per delle crescite, delle piccole crescite che... Non parto mai dal risultato a fare le valutazioni, spesso volentieri mi capita di avere partite dove perdi 5-1 e dire però insomma tutto sommato non è così peggio, così male come si poteva immaginare, e lo stesso equivale a partite vinte, quindi sempre con grande umiltà e con grande equilibrio nel saper valutare le prestazioni e sapere che cosa ci aspetta, soprattutto da qui alla fine. Buonasera mister, sempre insistendo sui giovani, è soddisfatto di Nagy e del suo ruolo davanti alla difesa, di come dette i tempi? Ho detto spesso e volentieri che lui può fare tutti e 3 ruoli. Mi piace, l'atteggiamento che hanno giocatori come Nagy mi piace, e quindi con me non faranno fatica a trovare spazio i giocatori che hanno questo atteggiamento. È chiaro che poi dopo ci sono delle qualità e delle competitività, e quindi quando c'è personalità e spirito competitivo vuol dire crescita costante e continua, bene così. Per Sadiq vale lo stesso discorso quando rientrerà? Datemi il tempo di vederlo. Buonasera, sulla prima della punizione del gol subito hai urlato qualcosa che non ha sentito? Sul gol subito? Sì, sulla punizione, ho visto che... No, beh, insomma, ci siamo per certi versi un po' abbassati, al di là della punizione che in sé è una punizione formidabile, quindi anche se poi Da Costa ci è arrivato, l'ha smanacciata, però insomma, lì c'è poco da dire. Dobbiamo creare o come dire... dare loro meno presupposti per trovarsi a sfruttare quelle situazioni, questo che un po' mi è dispiaciuto. Scusa, un collega ha chiesto di Nagy, ma come giudica la sua prestazione? Perché era previsto che poi alla fine il playmaker lo facesse magari più Gemaili piuttosto che lui, perché non mi sembra che abbia giocato questo gran numero di palloni, può essere che l'abbia vista male io. No, a me è piaciuto, ma onestamente è piaciuto e sono contento di quello che ha fatto. È un giocatore che comunque si adatta a fare uno e a fare l'altro, e quando si è così giovane e ci si adatta a fare uno e l'altro non è facile capire anche come muoversi e come fare le scelte poi giuste. Io sono veramente soddisfatto di lui. Signori, grazie. Buona giornata.